Per il momento le spese non sono alte, però dal momento che c'è l'obbligo ho paura che negli anni andranno sempre a salire. Un idraulico, una delle categorie che più saranno penalizzate dal nuovo obbligo in vigore da oggi, anche per i piccoli artigiani di dotarsi del POS e di accettare i pagamenti oltre 30 euro anche con il bancomat. Una misura che vorrebbe contrastare l'evasione fiscale, ma che per ora sta soltanto costringendo lavoratori autonomi a munirsi della famosa macchinetta. Lui, il nostro uomo, deve ancora provvedere a stipulare il contratto con la banca. Un device da applicare praticamente ad un cellulare e dove inserire la tessera, la scheda bancomat, digitare un PIN e tramite un'applicazione su uno smartphone si esegue il pagamento praticamente. Nei giorni scorsi anche la CGIA di Mestre, per voce del suo segretario Giuseppe Bortolussi, faceva sapere che il costo per una ditta che fattura 100.000 euro l'anno si aggirerebbe intorno ai 1.200 euro. Per il momento non sono previste sanzioni per chi non si mette in regola, cosa che ha fatto infuriare molte associazioni di consumatori che l'hanno definita, come nel caso del Codacons, una buffonata. Però io credo che con la lotta all'evasione fiscale questa manovra abbia pochissimo a che fare, anche perché chi ti chiede il pagamento col bancomat di solito ti chiede anche la fattura, e la fattura te l'avrebbe chiesta anche senza pagamento col bancomat.